solo per il periodo estivo, ma questa evento diciamo è chiamata all'inizio dell'anno. Questa richiesta di allontanarsi dal palazzo naturalmente è legata alla migliore resa dello spettacolo, così che possiate vederlo come va visto. Grazie.
Cioè, è impossibile che uno solo fa queste gonfiate. Vai Garfur! Questo è bello, questo è buono, questo è buono. Giorgia.
chi c'è? Possiamo chiedilo alla porta,
alla guardero Pierre nel suo romanzo rosa, a che sfoglia senza posa, al saluto di la rente, del vero piano d'ondolante che china al palazzo della settima mulla. Ai permette signorina sull'arre della cantina, ho deso tutto crocco sotto i gomi dell'arco di San Rocco. Passa voci volentieri fino all'alba di vita di bruma che ci asciuga e ci consuma. A che cosa l'amore è un sasso nella scarpa e che fugge il passolando di bollero con la mazzone straniera a stringere per finta è un'estranea cavaliera. È il rito di ogni sera perso al caldo del Bois de Sanssouci. A che cosa l'amore è la ramona che entra in campo, è come una vagliassa col grosso della movente la squassa, è macchiati al culo basso, la balzanuta si rimena, suote la testa del basata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina sul re della cantina, papiro nella vigna sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, e se questa è la miseria, vinci tu fu con dignità da re. E che cosa l'amore è un delizio sul comune, ed un posto da tremare che lontano sono prima d'arrivare. È partita, sei partita, e mi trovo rilanciato su malgrado, nel giro nemico qui tentato tra gli inferiti vorrei. E che cos'è l'amore? È quello che rimane da spacchiarsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche sterra marino e mi permetto di salvare il suo destino della rune ghiacciata degli immigrati accesi della fonda su Sussì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, papiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono poemio, e se questa è la miseria, vinci il tuffo con dignità del re. Il prossimo brano è così, chi se ne frega. È che se battete le mani non ci arrabbiamo, eh. Thinking everywhere I walk, I'm an Englishman in New York.
Let's make a man a song, we'll say. Serve un po' di luce, ragazzi, serve un po' di luce, perché il prossimo brano è un brano di Ligabue che piace a tanti, ad alcuni no, ma la musica è come i profumi, no? È soggettivo, tipo non lo posso dire. Comunque, a me piace e secondo me piace anche a voi. Sempre le mani a tempo sono gradite qui a Napoli. Cosa ci fai? È mezzo a tutta questa gente. Sei tu che vuoi, ma in fin dei conti non ti frega niente. Tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro. Altri si allungano. Dietro una scia un soffio, un velo di
presento, sti mascalzoni. Uno è della zona proprio, del rione quasi, diciamo. Bene, ma state cantando, perché io di qua c'ho le luci di fronte, non vedo. State cantando? Ok, la prossima vi voglio veramente con un coro tipo quello dell'Antoniano di Bologna, ok? Perché è un brano che conoscono tutti. E questa sera noi abbiamo realizzato una scaletta che insomma potesse piacere a tutti. E poi devo fare veramente i complimenti a questa tre giorni fantastica di questa Focara 2023. Noi dobbiamo ringraziare innanzitutto Sant'Antonio, innanzitutto, perché poi c'è la parte religiosa, la parte civile e pagana, e quindi l'accensione fantastica, io l'ho vista in televisione, e quindi veramente una cosa straordinaria. Poi ieri invece, il secondo giorno, ci sono stati i Morciba, poi ci sono stati DJ famosissimi, insomma, e questa sera, siccome erano finiti i soldi, hanno... No, scherzo, anzi, a proposito vorrei fare... Facciamo un grosso applauso all'amministrazione e al comitato che ci hanno voluto qui questa sera. Grazie ancora e buona serata a tutti. Mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. Mi perdi e ti perdo, è quello che è stato, mi sembra più assurdo di quando la notte mi sembra più vera e non come adesso poi ne sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna a vedere e l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo. Ma fate entrare tutti qui alla Focara, oppure c'è una selezione? Ai, ho bisogno di voi adesso. Fa più o meno così, che suonata così sembra più una tarantella, ma... Quindi ho bisogno delle vostre mani, perché questi sono in sciopero adesso. Si capisce il tempo? Oh, complimenti per l'entusiasmo. Ho le mani, ragazzi, cioè, non ci vuole intanto un'oretta e poi ce ne andiamo a casa, tutti al caldo. Ciao Nicola, che bello, gli amici, i parenti. Poi c'è anche mia mamma e mio papà, quelli non vengono mai. No, mai, mai.
cioè, mia mamma c'ha il telefono con una scheda che non ho idea, secondo me è l'unico telefono più potente al mondo. Ci avrà 65 tera in quel telefono, perché riprende qualsiasi cosa. Vado. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, e sì che nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, e sì che nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Mesi di prova per questo finale. E l'abbiamo sbagliato. No, eh? Bene. Un secondo, bevo un sorso d'acqua. Nel frattempo vi presento, ma l'avete già notata per ovvi motivi, alla mia sinistra nonché alla vostra destra, colei che mi accompagna, è la mia compagna musicale, purtroppo solo musicale, da sempre per ovvi motivi. Da 28 anni, lei è Stefania Tanzarella. Grazie. E quindi mi fai riposare un po'?
certo. Facciamo ascoltare la sua splendida voce con un brano di Carmen Consoli. A sapere Vasco Rossi. Si incavola. E quindi adesso facciamo un brano di Vasco. Bravo, chi è che voleva Vasco? Ma dai, Vasco, prima o poi Vasco piace a tutti, dai. Grandi e piccini. Anche a voi.
voi piace l'originale, stasera vi tocca la copia di Wish, diciamo. Arrivati lucidi e poi abbiamo avuto difficoltà a trovare il palco, poi ci hanno chiamato, ci hanno indirizzato, quindi vabbè, lo state nominando in tanti, facciamo un applauso al batterista Alessandro Semprevivo di Novoli. Alessandro, mi devi almeno 30-40 euro questo applauso. Ma per lui sono venuti, sono venuti per lui. Che poi si è alzato in piedi per farsi vedere, è 3,5 metri, eppure... Grande, sempre vivo! Che fa
facciamo? Ma battete le mani per voi che fa freddo, ragazzi. Dalle nostre parti al nord, a Mesagne fa un caldo pazzesco, ragazzi. Siamo venuti a Novoli con questa temperatura, ma ringraziamo Sant'Antonio che ci ha dato la possibilità di farla questa serata. E anche questa la possiamo ballare e la possiamo cantare, eh? Aspetto il vostro coro ad un certo punto e capirete di che brano stiamo parlando. Di sicuro dovevate bere prima di ascoltare questo brano. Noi lo abbiamo fatto, va bene, è così. Ci siamo? Nonna! E quando io sono solo con te e sono immerso in una tazza di te, e ma che caldo qua dentro, e ma che bello il momento, e E quando io sono solo con te, non so più chi sono per te, e crolla il pavimento, e mi sciolgo di dentro, e quando penso a te, e mi sento denso perché, e io ti tengo qua dentro di me, e io ti tengo qua dentro con me. Ragazzi, non mi fate fare brutta figura, che ci sono dirette, video e quant'altro, che si dice che l'hanno lasciato solo come un cazzone, quindi, ok, quindi la cantiamo tutti quanti insieme. Besumbria. E della donna, e quanto è buono l'odore della gonna, e quanto è buono l'odore del mare, se vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, e quanto è buono l'odore dell'ombra, e quando c'è il sole che sotto ripompa, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra. Solo con te, e io cammino meglio perché, e la mia schiena è più dritta, e la mia schiena è più dritta, quando sono con te, e io mangio meglio perché, e non mi devo sfamare, e non mi devo saziare con te. Repeat, ciao Giorgio, la facciamo tutti quanti insieme, come prima, le stesse parole. Mesumbria. E nella ronda, e quanto è buono l'odore della gonna, e quanto è buono l'odore del mare, se vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, e quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra. Thank you.
cosa volete ascoltare? No, sai, una volta ogni tanto c'è quella botta di fortuna che ci dicono il brano che dobbiamo fare, capito? Ma succede una volta, niente, tipo il Super Enalotto, capito? La pizzica, come hai fatto a indovinare? Grande. È bugia, eh? Te l'ho detto che succede una volta ogni tanto. Forza Mesagna, grazie! Ma che è di Mesagna? Non vedo una cippa di qua. Ah, sì, è mia madre, ecco perché. Dipenderei dalle tue tenerezze, dentro sul con la bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più. Ma tu guarda me, prendo tutta la vita con me, e non la faccio finita, ma crocio le dita e mi bevo un caffè. Poi oi, e ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' e nella testa. Sorto del terribile ricordo che resta di te. Yeah! Se fossi qui mi lascerei tentare delle tue carezze, per lo ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come te non si riprende mai, lo sai. Guarda te, questo straccio di vita cos'è? E non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Saltellare! E ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' e nella testa e mi rilasso perché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'ego di quelle maledine e mi hanno detto ci sono cose su lei che è meglio non sapere mai, sa che ricordo mi resta di noi. E non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. E ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' e nella testa e mi lasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'ego di quelle maledingue che sapere, ma sai che ricordo mi resta di noi. Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere, ma sai che ricordo che resta di noi. Questo non lo chiamerei neanche mestiere, ma diciamo che sono approcciato alla musica da 33 anni, 34 anni e mai in nessuna serata mi è passato di mente di lasciare e di non fare un brano di un grande artista che ci ha lasciato qualche anno fa. Un brano di Pino Daniele in ogni serata io devo necessariamente farlo, che vi piaccia o no. Vi piaccia? Vi piaccia o no? Vi piaccia? Va bene. Ma tipo, no? Vediamo se rispondiamo bene alle domande. Vediamo se rispondiamo e se lo conosciamo. Yes, Sando!
sanno, ragazzi. Che culo. Yeah. Quindi la possiamo fare, ragazzi. La possiamo fare. Inizia così, eh.
adesso vuole un applauso serio, il batterista fino adesso ha scherzato, mo vuole proprio l'applauso, quello di tutti gli abitanti di Novoli e i paesi limitrofi, si dice così? Limitrofi. Yeah.
spostatevi vicino a quel palazzo bellissimo per 2 minuti, c'è qualcosa per voi e riprendiamo subito. Ma rimanete lì al posto, eh? Vi girate solo la testa, bravi, tipo ballo di gruppo, tipo l'Alligante. Grazie.
Bene, quindi avete girato nuovamente la testa verso quanti movimenti questa sera? Via, riprendiamo con il nostro live a brevissimo DJ set per far saltare questa piazza, saltare nel senso buono. Io ho messo il cucchiaio, come era oggetto. Amministrazione comunale e grazie ai motolesi, così ci hanno detto ragazzi, ci sono i motolesi, eccoli lì in prima fila. Adesso vi dedica proprio un assolo, ve lo dico, assolo proprio, assolo lui.
is all I see. Alle tastiere, anche lui
Vasco questa sera qui da Salice Salentino e stasera torna a casa alle tastiere Giancarlo Scardia. Alla batteria lo avete già ascoltato e lo vedete tutti i giorni, lui è Alessandro, sempre vivo! Non lo abbiamo nominato per nulla, ma è alla base di una band, di qualsiasi band, e anche di questa. Al basso, Filippo Motole. Alla voce, mi ha accompagnato in questa splendida, serata, ma non solo in questa splendida serata, ormai ne ha, diciamo, le palle piene, perché da troppo tempo che lavoriamo insieme, Stefania Tanzarella. Scusate, però adesso lo devo fare io, però ma non lo fare, ho le palle piene anch'io. Anch'io, ma pensa le mie qua. Raffaele De Palo! Grazie! Vi è piaciuto ragazzi? Vi dispiace se andiamo via e lasciamo il posto? Vi dispiace? Quindi quando ad un pubblico dispiace che una band va via, cosa succede? Cosa grida il pubblico? Che bello, vedi quanto è spontaneo, guarda, ehi, stamattina non ce ne avevo, vedi? Vai, vi facciamo l'ultimo brano davvero che non era in scaletta, veramente un bis questo, studiato per 4 mesi e poi lasciamo lo spazio a Dario S. Ci siamo ragazzi, il prossimo brano si chiama Con le mani e con le mani vi vogliamo, ok?
sindaco all'amministrazione comunale, grazie ad Agostino Lanzillotti per il service audio luci che ci ha consentito di fare questa splendida serata e continuerà a farci sognare questa sera. Yo! Grazie a tutti da tutta la band. Se vi è piaciuto andate sui social, andate ovunque e fate dei commenti, fateli tranquillamente, anche perché se poi i commenti sono piacevoli ce li teniamo, se i commenti sono critiche provvederò ad eliminarli, quindi ok? Grazie ancora a tutti. Non andate via, c'è un DJ set di tutto, anzi io a questo punto inviterei qui sul palco colei che poi accompagnerà il proseguo di questa serata. Lori Penna, speaker questa sera su questo palco. Lori, vieni. La accogliamo con un caloroso applauso. Buonasera, Lori, prendi anche il mio microfono. Che te ne pare di sta piazza? Ciao ragazzi, ciao Novoli, una piazza bella partecipe e immagino che non vedessero l'ora, insomma, di tornare a fare festa nella propria città. È passato un po' di tempo, adesso si può stare di nuovo tutti insieme e voi ragazzi siete stati straordinari, ma io credo che siano tutti d'accordo, glielo vogliamo confermare? Siete stati eccezionali, non grazie. C'erano dubbi. Lori, sì, devo pagarti però. Dai, super, poi ne parliamo dopo, siamo amici, lo sai che lo sconto per te c'è sempre. Noi siamo pronti per ballare ancora, abbiamo cantato con la Raff de Palo Band e adesso insieme a Dario S facciamo un po' di festa, un po' di musica, già che c'è anche un po' del freddo, c'è bisogno di scaldarsi e di stare tutti quanti insieme. Quindi io inviterei un po' chi è sparso in giro, anche voi ragazzi che siete lì da questa parte, avvicinatevi tutti al centro della piazza perché sta per iniziare un bel DJ set, un po' di musica di quella fatta bene, perché tutti dicono che fanno la musica però insomma farla bene è un altro discorso. Io sono Lori, una buona serata, bentrovati, ciao Novoli, io sono molto contenta di essere qua, non c'ero mai stata, devo dire che è una bellissima città, una tradizione dannata chiaramente, una tradizione storica. Insieme al mio amico collega Dario S questa sera vi faremo io non mi sento più, adesso sì mi sento, dicevo, vi faremo ballare come si faceva una volta, una discoteca in piazza, no? Quelle cose che piacciono un po' a tutti, poi ci siamo disabituati, ci hanno fatto disabituare, però adesso torniamo eccezionalmente per quest'ultima serata di grande festa a Novoli, con la vostra energia ce n'è bisogno, quindi ancora ragazzi voi che siete da quelle parti, stringiamoci insieme, adesso si può fare. Dario S, ci siamo? Partiamo, la festa a Novoli continua ragazzi! Sulle mani come si diceva un tempo, ma vale sempre, e fatevi sentire la musica che non passa mai di moda. Guarda, abbiamo pure il ballerino, alla fine l'abbiamo trovato. Benvenuta a Napoli. Tutti, no? Venite ragazzi,
viaggio con noi. Salutiamo tutti gli amici che sono arrivati anche da fuori per questa bella serata di musica, di festa nella splendida città di Novoli. Grazie veramente a tutti.